Wahegoj, Bertone, la vostra Andrea in Clontuno, sì, il nuovo episodio di Inazuma Eleven Go! Luce inizia l'ottavo capitolo e le cose iniziano a farsi davvero eccitanti. Arion che si rincorre il suo cane. Al dottore Evans, salve, sta andando a casa? Non ci ha neanche cagato di striscio, per dirla in un termine volgare. È vero, Axel è da loro parte. Non ci posso credere, non posso. Lui non farebbe mai una cosa del genere. Ma sapete, nell'ultimo episodio si è concluso con Mark che va a sgridare Axel per il fatto che comunque sia è il grande imperatore e per il fatto che lui sta regolamentando il calcio. Axel si è girato di schiena appunto per non far vedere a Mark la sua espressione triste, diciamo. Perché comunque sia Axel è uno dei veri calciatori che davvero ama il calcio, appunto. Però in parte lo capisco. Io ho sempre appoggiato in parte l'idea del quinto settore. Il calcio deve essere regolamentato entro un certo limite. Ora, magari nel corso dell'episodio o anche nei prossimi episodi approfondirò leggermente questo aspetto, perché se dovessi approfondirlo verrebbe fuori un video di un'ora e mezza più o meno. Perché ci sono davvero tantissimi aspetti di cui trattare e questo sinceramente mi dà l'idea per un video approfondimento, ma andiamo avanti con questo episodio. Non ci posso credere, non ci puoi. Il calcio è cambiato, non tornerà mai più come prima. Ora è sotto il mio controllo e io mi assicuro che sia equo e giusto per tutti. Ma questo non cambia nulla, il tuo obiettivo è sempre lo stesso. Tutto ciò che puoi fare è continuare a lavorare per raggiungerlo. Continuare a crederci. E quando l'avrai raggiunto, sono sicura che anche Axel capirà che avevi ragione. Grazie, Nelly. Comunque è ora di cena. Ho cucinato una bella bistecca di bue all'occhio di bue. No, di manzo ti fa schifo? Spero che ti piaccia. Una bistecca di bue all'occhio di bue. Sì, era per fare la battuta, però. Una volta Axel amava il calcio più di chiunque altro. Deve esserci una ragione dietro le sue azioni. Ci deve essere. Speriamo che ce lo dicano. Capitolo 8. La barriera invalicabile. La barriera invalicabile. Ok. Mi è venuta in mente una cosa. Vorrei il cartone di latte più grande che avete. In America ci sono i boccioni da 3 litri, ma in Giappone? Wow, mister, non prende nient'altro? Non è da lei. No, la bistecca di ieri sera era un po' dura. E diciamo che oggi il mio stomaco non è esattamente al massimo della forma. Bistecca? Adoro le bistecche. Sì, ma ha detto gara cattiva, JP. Apri le orecchie. Ho sentito che al secondo turno giocheremo contro l'Alpine Junior High, quindi dobbiamo accumulare energie. In effetti hai ragione. L'Alpine è una squadra forte sia in attacco che in difesa. E gioca un calcio davvero eccezionale. In più adesso è allenata da un giocatore molto esperto. Davvero, e chi è? Jade, muoviti, dobbiamo raggiungere l'altro e perderemo l'occasione di fare delle foto. A chi? Al tuo amato Riccardo? Aspetta, aspetta, chi è che devi immortalare? Perché Rosie e Jade corrono... Ma chi è là dietro che ci spia? Perché Rosie e Jade corrono così? Rosie aveva forse detto qualcosa a proposito di raggiungere l'atrio? Sembra che arriverà qualcuno di interessante. Dato che abbiamo una riunione tra poco, perché non andiamo a vedere? Sì ragazzi, ma là c'è qualcuno che ci spia. Eccolo, va. Ehi, c'è qualcuno? Mi sarò sbagliato. Questo è quello che pensi, e invece no! Ci spia! Wow, dei veri giocatori della Raimon! Al secondo turno affronteremo l'Alpine. L'allenatore Evans sembra conoscere bene questa squadra. Ma cosa succede nell'atrio? Scopri chi c'è nell'atrio, andiamo a vedere chi c'è in questo atrio. Basta dire atrio. Ok, allora chi c'è è? Jude. Aspetta un attimo, ma io lo conosco. No, è lui! Sean Frost, è proprio lui! Guarda che capello. Ehi là, Mark, come va? Capito. Sean, non ci posso credere. Parla con il signor Frost, ma che capello c'ha, ehi? Dovrei farmeli anche uno dei capelli così, troppo forte. Sean Frost è una leggenda, ci credo.
quindi allena all'Alpine Junior High. Vuol dire che è qui per spiarci, o cosa? Abbi un po' di rispetto, è amico dell'allenatore Evans e degli altri. Comunque sia, Junior, da che mondo è mondo la J si legge come J? Dunque quello è Sean Frost, il giocatore che ha condotto la Inazuma Japan alla vittoria insieme all'allenatore Evans. Eh già. Sean è un buon amico, si è lottato con noi nell'Inazuma Japan, ve lo presento. Mi sbaglierò, ma credo che Sean sia un po' giù di corda per qualche motivo. Dici? Sean è un attaccante straordinario, lo chiamavano Frost lo Stand Yorsi. Spero che avrete tutti l'opportunità di vederlo in azione, sono sicuro che potrete imparare molto. Sì, infatti si allenava contro gli orsi. E poi anche in Inazuma Eleven 2 abbiamo visto che comunque si è dato un calcio a un orso con una palla e l'ha steso. Sono passati un po' di anni, Mark, Jude, Celia, è bello rivedervi. Sean, da quanto tempo sei in città? Avresti potuto anche chiamare. Abbiamo saputo che ora alleni l'Alpine, quindi ci affronteremo nella prossima partita, vero? E sapendo che Sean è un attaccante e anche difensore formidabile, deve aver creato la squadra perfetta in attacco e in difesa. Già, o meglio, ero il loro allenatore. Ma come? E poi cos'è successo? Il quinto settore? Non sarebbe una sorpresa. Sì, Sean, dici com'è andata. È una brutta faccenda, non lo nego. L'Alpine è caduta nelle mani del quinto settore. Ti pareva? Ero il loro allenatore, come hai detto, e volevo che la squadra fosse parte della rivoluzione, come la Raimon. Ovviamente il quinto settore la pensava diversamente. Mi hanno cacciato dalla squadra e ne hanno preso il controllo. Chissà che razza di calcio stanno insegnando ora. Per favore, dovete aiutarci. Dovete battere l'Alpine e salvarla dal quinto settore. Oh. Non sono riuscito a fare un bel niente per proteggere la mia squadra e me ne vergogno. Ma grazie a voi, il sogno della rivoluzione si sta avverando. Siete gli unici a cui mi posso rivolgere. Salvate la squadra e i suoi ragazzi. Mister, lo dobbiamo aiutare. Se vinciamo contro l'Alpine possiamo scacciare il quinto settore dalla loro scuola. Esatto. Così avremo anche un nuovo alleato. Giusto, dobbiamo farlo. Sì. Grazie a tutti. Solo che non riuscirete mai a battere l'Alpine. Non se giocate come avete fatto finora. Non penso sia un po' maleducato venire qui a chiedere aiuto e poi dire una cosa del genere? Beh, sì e no. Aitor, dai, su. È la semplice verità. Senza sfondare la barriera assoluta è impossibile vincere contro di loro. Ah, già. Ho sentito parlare delle loro formidabili tattiche difensive. Sì, ecco perché sono venuto qui di persona. Voglio aiutarvi a sviluppare una strategia in grado di superarle. Non ti sentirai in colpa? Non posso permettermelo. È l'unico modo per salvare i ragazzi. Capisco. Beh, allora grazie, Sean. Siamo felici che tu sia qui. Batteremo l'Alpine e ti restituiremo la tua squadra. Grazie infinite, Mark. Davvero. Ora è meglio iniziare l'allenamento per superare la barriera assoluta. Ragazzi, al campo di allenamento. Sì, mister! Bene, allora. Alleniamoci su come sfondare questa barriera assoluta. Allora, Sean, parlaci un po' di questa tattica della barriera assoluta. Consiste principalmente nel far convergere i giocatori al centro, dove possono aumentare il loro potere difensivo. Ma c'è comunque un punto debole. Devono lasciare scoperte le fasce. Quindi il trucco sta nello sfruttare quegli spazi lasciati liberi. Però forse non sarà tanto facile, sapete? Beh, ora l'hai visto. Eh? Sapevo di non essermi sbagliato. Chi è quello? Esercitati al campo di allenamento. Oh, ma chi sono questi? Ehi, avete sentito voi della squadra di calcio? Hanno detto che ritorna. Chi ritorna? Aspetta, vuoi dire... Oh, non ci posso credere, davvero ritorna? Eh? Dici sul serio? Doug, ragazzi... ma di chi state parlando? Chi è che ritorna? Ah, pensavo Doug, ok. Ryoma Nishiki, la nostra punta di diamante. Era il miglior marcatore della Raimon, velocissimo e potentissimo. Potevi sempre contare su di lui. Qualsiasi palla gli arrivasse riusciva sempre a cavarne un tiro pericoloso. Ma un giorno, d'improvviso, ha detto che si trasferiva in Italia e se n'è andato.
Pare che là si sia allenato a livello professionistico. L'Italia, sempre l'Italia. Wow, davvero? Lo descrivete come un giocatore così forte che sono un po' emozionato all'idea di conoscerlo. No, amico, non farti problemi, è un tipo alla mano. Cioè, è la persona più buona del mondo. Ti troverai subito alla grande con lui. Beh, più buona del mondo sì, ma non la più puntuale. Una volta ci siamo dati appuntamento e l'ho dovuto aspettare per 2 ore. Già, a volte si perde un po' nel suo mondo. Ah, già, ora che ci penso, se torna in squadra possiamo di nuovo usare quella tattica che avevamo studiato con lui. Le ali gemelle, ricordate? Rioma era il cardine di quella manovra. Vero, era lui che doveva puntare sulle fasce, no? Se la barriera sud lascia quella zona di campo scoperta, sarebbe perfetto. Credo che Rioma abbia lasciato delle note al riguardo in un appunto tattico, vero? Calma, calma. Nishiki entra nel club di Kendo, quindi voi calciatori ve lo potete anche sognare. Diventerà un campione di Kendo. Abbiamo noi quel pezzo di carta sugli ali rotelle, o come si chiama. Ma ce lo teniamo stretto? Cosa? Ma non è giusto! Sembra che il nostro non sia l'unico che l'abbia ansioso di rivedere Rioma. Scommetto che quell'appunto tattico sugli ali gemelli si trova nel dojo del Kendo. Ci serve per battere l'Alpine, no? Non possiamo farci scappare questa opportunità. E se del caso che io abbia un piano, andiamo al dojo. Aito ha un piano. Ma va bene. Mi fido. Oh, possiamo andare qua su ora. Sì, prima non mi ci faceva andare. Accidenti a voi. Va bene. Vediamo un attimo prima se qui fuori c'è... No, non c'è nulla. Ovvio. Vabbè, entriamo, dai. Ma allora qui dentro. Ok, ci sono delle amico card che non mi interessano per il momento. Ma tutto tecniche. C'è anche un punto per l'allenamento. Aspetta, facciamoci una foto. Ho controllato anche lo stanzino di qua, ma non c'è nulla. Ehi, voi. Cosa volete? Se pensate di mettere le vostre manacce su Nishiki, scordatevelo. E scordatevi pure l'appunto tattico sulle ali gemelle. Ma come prima ho detto che non sapeva come si chiamava. Calmati, non c'è bisogno di scaldarsi. Forse possiamo metterci d'accordo? E affronteremo una partita di calcio. Se vinciamo, Nishiki verrà con noi, insieme al suo appunto tattico. Se perdiamo, rinunciamo a ogni nostra pretesa e... Questi due entreranno nel club di Kendo. Cosa? Sembrano un po' gracilini, ma con l'allenamento giusto potrebbero rendersi utili. D'accordo allora, sfida accettata. Tranquilli ragazzi, ribatteremo di sicuro. Voglio dire, siete entrambi nella prima squadra, no? Lo sai anche tu, avresti almeno potuto mettere a rischio il tuo di posto. Vi aspettiamo fuori. Quando siete pronti venite a parlarci, inizieremo la nostra sfida. Beh, sarebbe stata più giusta una sfida di Kendo. Secondo il signor Frost abbiamo bisogno di una tattica per superare la barriera assoluta dell'Alpine. Forza, club di Kendo. Cioè, è una sfida inutile, vinciamo noi. Per migliorare il tiro. Ah, ok, buono. Voglio dire, un club di Kendo che viene ispirato a calcio da una squadra di calcio. No. Se volete davvero stupirci dovete batterci 3 volte di fila e senza pausa tra un round e l'altro, intesi? Certo. Impossessati del pallone. Del pallone, ok. Gioca. Vai, subito. E uno. Sì, io sono troppo bravo. Andiamo avanti. Non siamo per niente stanchi, vi avverto. Non farti rubare palla, scommetto. Ti pareva. E ora il giro di vento. E via. Spray piccolo o spray. Ha fatto urg. Segna un gol. Ma quando sono bravi. Ok, segniamo con Victor che deve potenziarsi. Non dico stoccata micidiale, ma più o meno. Sì, ragazzi, però non perdete il pallone. Vado con stoccata micidiale perché voglio riuscire almeno a potenziarla di uno. Almeno un livello. Bene, abbiamo vinto 3 volte di fila, quindi... Non è possibile. E va bene, ci dichiariamo sconfitti. Siccome siamo sportivi, non insisteremo più con questa storia di Nishiki.
Oh, eccovi qui. Ehi, cos'è un appunto tattico? Vi spiace se do un'occhiata? Ali gemelle, punte chiave. Tattica speciale che si basa su due potenti attaccanti. I due attaccanti avanzano paralleli e si scambiano la palla più velocemente possibile. Poi si uniscono a loro gli altri compagni formando due gruppi che attaccano allo stesso tempo. Yatta! Yatta? Da quanto ci hanno riferito, Nishiki tornerà dopodomani. Per favore, diteli di fare un salto a salutare anche il club di Kendo. Dopodomani? Ma è il giorno prima della partita del secondo turno! Non c'è abbastanza tempo per integrare Ryoma negli schemi. Se vogliamo usare la tattica degli ali gemelle dovremmo riuscirci da soli. Dunque, abbiamo bisogno di due attaccanti potenti, vero? Non è possibile superare la barriera assoluta senza attaccanti che siano abbastanza veloci e potenti. Abbiamo Victor e Arion. Loro due! Sono veloci e sono entrambi degli avvocatori. Benissimo, so che potete farcela voi due. Sì. Farò del mio meglio. Bene, tutti al campo di allenamento. Dobbiamo perfezionare le ali gemelle per poter superare la barriera assoluta. Forza! Michael non è d'accordo. E io? Sono un attaccante anche io, no? Ma per Michael mi dispiace comunque sia perché è un attaccante anche lui. È stato un po' messo da parte con tutti quanti questi nuovi arrivi e cose varie. Ok, è ora di esercitarsi con le ali gemelle, andiamo! Ora! Fermatoli, boom! Arion, dovresti controllarla la palla! Ah, mi ha preso in controtempo! Ma cos'è? Dovresti anche cercare di prendere meglio le misure. Scusa, questa tattica è davvero difficile. Eccoli che ci riprovano. Eccoli che arrivano, blocchiamoli! Cercate di non farli passare! Victor, adesso! Oh! Accidenti, ci eravamo quasi. No, non ci eravate nemmeno vicini. Victor ne riesce a mettere abbastanza potenza nel suo tiro. Credo si concentri troppo a sfondare la difesa, vero Sam? Sì, potrebbe essere. Se ci fosse Ryoma, allora sì che potremmo far funzionare questa tattica. Non mi importa, non mi arrendo. Riusciremo a far funzionare le ali gemelle. Sì, sono con te, ce la possiamo fare. Di sicuro non mi farà dare lezioni da due matricole. Ci sto anch'io. Non è cambiato nulla da Raimon. Scommetto che anche Jord sta passando tutto il tempo ad allenarsi. Sinceramente non so se leggerlo bene, Jord o semplicemente Jord. Prima di andare a casa. Ci vediamo nella sala del club. Lo pronuncio Jord, ma dovrebbe essere Jord. Dovrebbe sentirsi un po' la N. Non ne sono sicuro perché il nome è strano. Victor, domani iniziamo presto con l'allenamento. Sono sicuro che ce la faremo. Non hai bisogno di convincermi, credimi. Allora. Di nuovo quel ragazzo. Perché ci sta sempre a guardare? Ehi tu, torna qui! Andiamo a prenderlo, dai. Insegui il ragazzo sospetto. Ok. Cerchiamo di scoprire chi è. Eccoti. Ultimamente sei venuto spesso a vederci, vero? Come mai? Vuoi entrare nella squadra di calcio, è così? Sì. Lo sapevo, sei il primo anno? Cosa? Come fai a... Hai scritto sulla tua borsa, ti sei appena trasferito? Io mi chiamo Arion Sherwind, tu? Scusa, devo scappare. Ehi, aspetta un attimo. Arion, muoviti, la riunione sta per cominciare. Oh, arrivo! Quel ragazzo è strano. Già, è molto, direi. Ah. Va bene, vediamo un po' cosa c'è da fare. Dobbiamo mettere a punto qualche tattica. Ma sono l'unico, non c'è dunque, nessun altro. Dunque, prima di iniziare vorrei spiegarvi un paio di cose. Ah, è lui. Proprio così. Ah, ragazzi, non...
non vedo l'ora di giocare la prossima partita. Già, anche io. Vedrete che andrà tutto bene. Ehi, tu chi sei? Oh. Mm? Eh? Che cosa succede, capitano? Qualcuno ci sta spiando. Timido, un po' troppo. Vieni fuori! Scusate! Io non vi stavo spiando, ve lo giuro, è così. Io, come si io voglio solo giocare a calcio. Fatemi entrare nel club, lo desidero da tanto tempo. Farò quello che volete. Dici come ti chiami? Il mio nome è Lucian. Lucian Dark. Dark, hai detto? Non può essere. Perché no? Hai detto Dark, come Ray Dark. Sì, Ray Dark era... Ray Dark era mio zio. Jude. Vabbè, purtroppo dopo quello chi che è successo in Inazuma Eleven 3 con l'incidente che ha avuto Ray Dark è morto e quindi Jude si è molto risentito di quella cosa. Ho già sentito questo nome. Era comandante alla Royal Academy e allenatore della loro squadra di calcio. Doveva essere fortissimo. Grazie alla sua guida, la Royal vinse il torneo nazionale per 40 anni di fila. Non perché che era un bravo allenatore. O meglio, era bravo, ma non vinse per 40 anni di fila perché era un allenatore bravo. Sì, ma era disposto a tutto pur di farlo. Era acerrimo nemico della Raymond. Infatti. Già, lo so. Mio zio non era una bella persona. Ha causato un sacco di guai a molti. Però lui a 13 anni, gli eventi successi 10 anni fa, lui non dovrebbe neanche ricordarseli. Le avranno raccontati i suoi genitori, i suoi fratelli, cose così. Ma io ho sempre voluto venire qui. Sogno di giocare alla Raymond da sempre. Ora penserete che sono un buono a nulla. Venire qui è stata una pessima idea, scusate, me ne vado subito. No, no. Ehi, calma. Vuoi entrare nella nostra squadra, no? Esatto. Allora c'è solo una cosa che voglio sapere. Ti piace giocare a calcio? Ma certo, adoro il calcio. Bene, allora è deciso. È che bello, Sue, vieni a giocare con noi. Non mi interessa quello che ha combinato tuo zio. Se vuoi giocare, vieni. Così Fatti. Funziona la nostra squadra. Esatto. Benvenuto in squadra, Dark. Jude è un po' cetoso. Ben detto. Non serve a niente rivangare il passato. Dite sul serio? Wow! Grazie! Ho una domanda da farti. Quanto bravo sei? Beh, non lo so ancora. La prima volta che ho toccato un pallone è stato 2 mesi fa. Cosa? 2 mesi fa? Sei quello che si dice un vero principiante, allora. Ma io voglio imparare a dribblare come un campione e a tirare colpi micidiali in porta. Buona sapersi. Se ti impegni a fondo, ci riuscirai. Tutti migliorano con l'allenamento. Evviva! Vedrai, ci divertiremo un sacco, Lucian. Perfetto, grande. Allora. Potete chiamarmi Luke. No, Lucian è più bello, sinceramente. Lucian Dark viene con te. Bene. Ragazzi, allenatevi con Lucian e aiutatelo a diventare un giocatore degno della Raymond. Perfetto. Wow. Quindi, oltre a Nishiki, che sicuramente, da quello che hanno detto, arriverà sicuramente addirittura il giorno prima della partita, abbiamo anche Lucian Dark. E essendo nipote di Ray Dark, dovremmo aspettarci un giocatore, insomma, di un certo livello. Anche se per ora è un principiante. Ade, avevamo deciso che saresti stato tu a chiedere. Sì, lo so, amico. Ora vado. Chiedere cosa? Ehi, Michael, che brutto muso hai. Ma che, ti rodi ancora per quella storia delle ali gemelle, tipo? Ah, potevi anche usare un po' più di tatto, È che... so di non valere niente come attaccante. Prendi uno come Victor. Non potrò mai essere come lui. Come fa uno del primo anno ad avere tanto talento? A dirla tutta, vedere come si allenano quelli del primo anno è frustrante. Non faccio che pensare... cosa ho combinato finora. Sapevo che molte partite erano combinate, quindi ho deciso che non aveva senso migliorare. E infatti... non ci ho nemmeno provato. Io non so cosa dire. Ora voglio veramente vincere. Voglio vincere come tutti quanti, ma... è troppo tardi.
E quando tornerà Ryoma finirà dritto in panchina. Beh, questo non è ancora detto, no? Ciao. Ho pensato di passare dopo che a me e Lucy hanno fatto una bella festa di benvenuto ieri sera agli appartamenti Windsor. Quando avevo la tua età, pensavo anch'io di essere inutile e che gli altri non se ne sarebbero neanche accorti se me ne fossi andato. Ma poi ho capito che le squadre non si basano su una sola persona, che tutti hanno un ruolo. È stata una vera illuminazione. Da soli non si può ottenere nulla, per quello esistono i compagni. In squadra si cresce e si migliora tutti insieme. Giusto, siamo tuoi amici! Non devi portare tutto il peso da solo, e non c'è ragione per cui dovresti pensarla così. Bella lì, amico! Non faresti che sentirti come un pesce fuor d'acqua, se no. Non farti paranoie, specie se siamo tutti qua con te. Ah, con questi discorsi mi mettete in imbarazzo! Ehi, cosa state facendo laggiù? È ora di iniziare ad allenarsi, svelti! Arriviamo! La ringrazio, signor Frost. Ehi, aspetta un po'. Cosa c'è? Ti ha visto. Abbiamo un nuovo compagno, Lucien Dark. Sognava sempre di giocare nella Raimon, proprio come me. Sarà bello averlo con noi. Scopri dove è andato il signor Frost, ma nel prossimo episodio, Gucci, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go. Nel prossimo episodio andremo a scoprire dove è andato il signor Frost e con un po' di fortuna forse riusciremo anche a fare la partita, se tutto va bene. Quindi vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!